Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione custodia merce con successiva consegna. È la quarta classificata nella Più bella sei tu, una selezione di 13 litorali considerati tra i più meritevoli di tutta la penisola. Parliamo di Capobianco, perla della Costa Bianca portoferraiese. Un ottimo risultato per l'isola intera, che vede riconosciuta in una delle sue spiagge, dalle caratteristiche uniche, una tra le migliori mete per le vacanze. Ma chi va il merito di questo piazzamento in una classifica nazionale? Da 10 anni, titolari del punto blu di Capobianco e profondamente innamorati del proprio lavoro, a seguire la magnifica spiaggia bianca senza mai alterarne la natura selvaggia, ci sono Giovanni Lavornia e la compagna Enza Nuti. Punto Blu l'abbiamo aperto 10 anni fa grazie al comune di Portoferraio, che fece un concorso e che noi vincemmo. E a quei tempi c'erano tante problematiche perché la spiaggia aveva un'utenza veramente ristretta, c'erano al massimo 30-40 macchine. E poi piano piano, invece, con tanta pazienza, tanto lavoro soprattutto, tanto sudore, e siamo riusciti a far diventare questa bella spiaggia, quella che ora è super affollata, per la gioia di tutti noi. Com'è cambiato il turismo in questi anni? Diciamo che nella parte positiva c'è stato un aumento del turismo in questi ultimi anni, anche altre nazioni sono venute all'Elba, specialmente i russi, i cinesi, gli olandesi, anche molti francesi, come i soliti tedeschi che hanno sempre affollato le nostre spiagge fin dagli anni 60. Diciamo che forse nella parte, diciamo, negativa è aumentata un pochino forse la maleducazione delle persone, adesso sporcano molti di più, diciamo, c'è più da pulire rispetto a qualche anno fa. Infatti abbiamo messo, a questo proposito, abbiamo tempestato la discesa di cartelli e di divieti, perché è un continuo provare a portarsi via sassi, a buttare carte in terra, a provare a pescare, a provare a fare pesca subacquea. Siamo sempre, diciamo, però cerchiamo di assolvere nel miglior possibile il nostro dovere, dando delle regole a tutti, quelle 4-5 regole che poi servono per vivere serenamente e felici tutti insieme. È una spiaggia veramente difficile, perché è molto difficile per la sua conformazione, però è la spiaggia che per il momento nella mia vita, nella mia professione, è quella che mi ha dato grandi gioie nel volerci stare, perché è proprio difficile ma è bella. Ce la siamo costruita con tanto tanto sudore, però il mare parla da solo. E poi, anzi, vorrei anche a questo proposito fare un piccolo appunto, vorrei ringraziare a nome anche di Enza, e questo lo dico proprio con il cuore, la Capitaneria di Porto, perché in questi 10 anni, anche se abbiamo avuto modo di farla intervenire poche volte, grazie al cielo, perché nella maggior parte delle volte sono riuscito a sbrigarmela da solo, però quelle volte in cui la situazione era grave sono sempre intervenuti tempestivamente nel giro di pochissimi minuti. Questo le dico grazie con il cuore, perché è servito a far contribuire alla bellezza stessa e all'utenza, che è sempre aumentata di Capobianco proprio grazie a loro. Qui la prima regola da rispettare, la più severa, è il rispetto per la natura. E guai chi non rispetta la natura qua, perché qui è proprio, la spiaggia deve puzzare, odorare di selvaggio. Io lì ho una mia grande amica, Giulia, e lei ormai mi viene sulla spalla, mi viene in canoa, mi viene nella gamba, mi ci manca solo di pomiciarmela, poi ci ho fatto tutto. A volte ho dovuto anche giustificarmi con la mia compagna per questo grande amore. Poi mi ha portato 2 piccoli, a cui dovremo ora ancora dare il nome. Sono ancora, come sono tutti i gabbianini, apparentemente brutti, ma poi diventeranno splendidi anche loro. È nata un giorno, ha avuto più coraggio degli altri gabbiani, si è avvicinata, io ho avuto la fortuna di percepire questa sua voglia di venire verso di me, e c'è stato il contatto, e da quella volta lì viviamo insieme felici e sereni.